L'impianto di compostaggio di fossori di Carpi è attivo dall'agosto del 1996 e rappresenta uno degli impianti a più elevata potenzialità di trattamento oggi in funzione in Emilia-Romagna ed è la struttura naturale di riferimento per tutta la zona ovest della regione, in particolare per il trattamento dei rifiuti organici provenienti da raccolte differenziate. L'impianto di compostaggio si articola su due linee di lavorazione completamente distinte: recupero di rifiuti organici da raccolta differenziata e scarti agroindustriali con la produzione di ammendante compostato misto impiegato in agricoltura e settore florovivaistico. Selezione e trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, residui da raccolta indifferenziata con produzione finale di compost di qualità inferiore, utilizzabile per copertura di scariche o ripristini stradali, con vantaggi e risparmi ambientali molto importanti, ad esempio limitando l'uso di terre e sabbie di scavo che dovrebbero essere reperite altrove, con relativi consumi e alterazioni delle condizioni naturali dei territori. L'impianto di compostaggio di Carpi è autorizzato al trattamento di 145.000 tonnellate all'anno. Nel 2004 l'impianto di compostaggio di fossori di Carpi si è dotato di una nuova sezione, il cosiddetto biotunnel per il ricevimento, la miscelazione e la biossidazione dei rifiuti organici da raccolta differenziata, che ha di fatto completato la struttura dell'impianto. Sono stati realizzati appositi locali, 16 celle, adeguatamente confinati, con sistemi di aspirazione delle aree esauste e di abbattimento di tutte le potenziali emissioni odorigene. Qui il rifiuto organico diventa compost e con questo sistema viene di fatto evitata quella che in precedenza era la fase di rivoltamento del rifiuto organico, che veniva fatta in aia, dunque completamente all'aperto, con livelli elevati di rischio di propagazione degli odori. Sono estremamente importanti entrambe le linee di trattamento dell'impianto di compostaggio. Quella che però realizza il maggior grado di riciclaggio e di riutilizzo dei materiali trattati è la linea di qualità per la produzione di ammendante. Si tratta di un processo molto articolato e che può essere descritto sinteticamente in questo modo con l'aiuto delle immagini. Il rifiuto viene ricevuto in una zona specifica e viene fatto a parte lo stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici. Viene poi effettuata la miscelazione e attuato il caricamento nelle apposite celle. I biotunnel, dove con strumenti adeguati viene generato il processo biologico di trasformazione dei materiali, con aspirazione e trattamento delle arie contenute negli spazi dove si effettuano le lavorazioni. Le celle in seguito saranno svuotate, il prodotto risultato delle lavorazioni sarà collocato su un nastro trasportatore e fatto pervenire su una platea confinata per la fase di maturazione, con analogo impianto di aspirazione delle arie esauste.
Dal processo di raffinazione finale si ottiene l'ammendante compostato misto, utilizzato per l'agricoltura biologica perché rientrante nei parametri tecnici fissati con apposita normativa del ministero competente. Solo una parte residuale dei materiali che vengono trattati nelle due linee dell'impianto di compostaggio di fossoli di carpi, i cosiddetti sovvalli, finiscono nella discarica attigua all'impianto perché non riutilizzabili. Mi chiamo Elisa Semeghini, sono responsabile degli impianti ambiente di Aimag. Ci troviamo presso l'impianto di compostaggio di fossoli di carpi in provincia di Modena. Qui è presso il nostro impianto di Finale Miglia, gestito dalla società Campo SRL, ritiriamo parte della frazione organica da raccolta differenziata prodotta nelle province di Parma e Reggio Emilia, insieme alla frazione organica prodotta nei nostri comuni e in altri comuni della regione. Presso i nostri impianti effettuiamo un trattamento della frazione organica da raccolta differenziata che si chiama compostaggio. È un processo gestito a livello industriale con una serie di macchinari e di strutture e gestiamo complessivamente circa 90.000 tonnellate annuo di rifiuti organici. Questi rifiuti sono costituiti da scarti di cucina, delle cucine degli abitanti o delle mense, dei ristoranti, potature che derivano dalla manutenzione del verde pubblico e privato e alcuni scarti agroindustriali, tra cui anche gli scarti di qualche azienda della provincia di Parma. Questi rifiuti vengono triturati, miscelati, poi sottoposti in un impianto dotato di tutti i presidi ambientali alla fase di biossidazione, che è il vero cuore centrale del processo di compostaggio, la fase del processo in cui la sostanza organica ad opera dei batteri aerobi viene degradata in molecole via via sempre più semplici che poi vengono riaggregate nelle molecole tipiche del compost, che sono sostanze uniche. Alla fase di biossidazione, che dura una quindicina di giorni circa, segue una fase di maturazione che ha una durata di 45-60 giorni, in cui il compost è allo stato grezzo e viene via via lavorato in modo da essere in fasi sempre più mature. Al termine del processo il prodotto viene vagliato con un vaglio che ha dei fori di 10 mm e il sottovaglio di questa produzione è il vero e proprio compost. Dal punto di vista tecnico e normativo il compost si chiama ammendante compostato misto. È un prodotto vero e proprio, non è più un rifiuto, anche ai sensi della normativa italiana sui fertilizzanti, e è definito ammendante perché più che apportare al suolo delle sostanze nutritive come il zolfo, il fosforo, il potassio, l'azoto, apporta sostanza organica a cui sono legate sostanze nutritive. È quindi un prodotto particolarmente vocato per l'agricoltura di pieno campo e per i suoli poveri in sostanza organica, come ad esempio i suoli sabbiosi che tipicamente hanno meno del 1% di sostanza organica. La produzione annua di ammendante compostato misto negli impianti di Aimag è di circa 20.000-25.000 tonnellate. Il 90% della nostra produzione va in agricoltura di pieno campo. La restante quota viene utilizzata o da enti pubblici per il verde pubblico oppure da florovivaisti che ne fanno un uso soprattutto compostistico.